Bene, eccoci, siamo di nuovo in diretta e questa mattina abbiamo, come tutti i giovedì, il nostro amico Mauro Pasquale, che è il responsabile del rifugio di Biscegli, amici miei, in via Don Pancrazio Cucuzziello a Biscegli, appunto. È in compagnia di Lilli. Lilli è il nostro cucciolo, riuscite a vederlo? Ecco, è il nostro cucciolo a cui stiamo cercando di dare una casa, è una signorina, si mantiene sempre sulle sue perché è proprio così, Alla eh. preziosa. Si fa la preziosa. E poi questa mattina abbiamo con noi il dottor Gennaro Papagni, anche lui è veterinario anche lui, nel senso che, come sapete, ogni giovedì affianchiamo Mauro a un veterinario proprio per avere la possibilità di sentire un po' l'esperto competente in materia. Gennaro Papagni opera sul territorio, lui è a Bisceglie. Ecco, buongiorno e grazie ovviamente di Buongiorno. aver accolto il nostro invito. Allora, Mauro, prima di tutto dici come sta Lilli. Lilli sta abbastanza bene, sta e comincia a giocare nel suo ambiente, nell'ambiente con i fratelli, si è sbloccata come carattere, riesce a star bene con le persone, con gli altri animali. E soltanto che ha bisogno adesso ancora un po' di cure, perché come si vede fuori dall'ambiente suo è un cane ancora chiuso, non si è ancora aperto, perché ha bisogno di una persona che lo porta a passeggio, lo porta per sbloccarsi completamente o stare fuori più possibile e vedere più gente Quindi diciamo, dottor Papagni, che è una fase normale, no? Una Per un fase cane che di vive. adattamento, una fase di adattamento. L'animale ha subito uno stress, è naturale, ha vissuto in branco, ha vissuto una situazione, diciamo, di questo tipo, e quindi dopo è stato accalappiato, è finito in un altro contesto in cui ha ricevuto una serie di input diversi che lo hanno stressato e intimorito. Però siamo in una fase ancora di recuperabilità. Nel senso che a questa età, credo che abbia 4 mesi, No, il sono cane, 3 mesi circa. 3 mesi, diciamo, il loro comportamento non è ancora definito e anche le paure che hanno sono reversibili. Quando invece un cane, diciamo, ha queste paure ed è già adulto, ha 2 anni, 3 anni, è molto più difficile recuperarlo da un punto di vista emotivo, perché rimangono spesso delle insicurezze per lunghi periodi o talvolta a vita. Qui abbiamo buonissime possibilità di recuperarlo integralmente dal punto di vista psicologico. Mauro, ma tu gli dai la paghetta settimanalmente? Ma la paghetta la riceve sotto forma di carezze o sotto forma di cibo? Ma questo sotto forma Lo di. mandi con la comitiva il sabato sera? È Ma lui bella. vorrebbe andare a passeggio, vorrebbe andare più che andare con la comitiva. Chiaramente, dottor Papagni, questo cane se dovesse entrare in una casa in maniera stabile cambierebbe sicuramente, no? Il suo comportamento, il suo atteggiamento, individuerebbe un nuovo capobranco. Certo, ma siamo sempre in quella fase di età in cui c'è questa elasticità emotiva e psicologica, e poi comunque un rifugio è una prima forma di adattamento di convivenza con l'essere umano, quindi sarebbe un passaggio molto più morbido rispetto a quello dalla vita in branco nel rifugio. È bellissima. Allora, ricordiamo che Mary, quando vede i cani, inizia ad assumere un'altra voce. Mary, mi fai la voce quando saluti il cane, no? No, Dovete sentirla, è vabbè, io sono bellissima. una che ama gli Io animali. sembro George Michael vestito da. Sì, ha cambiato, è un Babbo Natale che cambia continuamente look, questo Sì, sono andato nostro. dagli amici della Total Look. Oggi è, stamattina sei sul New Age Sono andante. orribili, non mi ero accorto prima. Ecco, guarda, se ti avessi detto io ti saresti offeso. Ringraziamo Michele al quadrato che si occupano della mia trasformazione. È vero. Allora, torniamo a noi. Caro dottor Papagni, io ho seguito quest'estate un programma su Discovery Channel, che è un canale che mi piace tanto seguire perché fanno vedere delle cose veramente incredibili che accadono nel mondo. Un programma che ha avuto un successo enorme.
ti racconta praticamente un esperto in psicologia di cani che cambia le abitudini di alcuni cani domestici, il cane che ha paura, o il cane che è aggressivo, il cane che abbaia continuamente agli altri e via discorrendo. Scopro che questa della psicologia dei cani, in maniera specifica, è una materia che in realtà non arriva dall'America, si sta sviluppando in una maniera incredibile. Ma quanto è vera questa cosa? È molto vera, tanto tant'è che anche nel mondo veterinario è stata accolta e si è creata una branca specifica che si occupa solo di questi temi, e sono i cosiddetti comportamentalisti. Quindi abbiamo gli allevatori che si specializzano, si occupano, diciamo, di addestramento e di alcune problematiche, i veterinari che si specializzano sono un po' come i psichiatri e che affrontano una serie di problematiche che oggi esistono nel cane che vive in appartamento, fobie, sono fobie, una serie di problematiche. Questa è una sfera, poi esiste la sfera dell'aggressività, ad esempio i comportamentalisti oggi entrano sempre più spesso i problemi dei cani aggressivi, abbiamo visto parecchie volte, sono stati dei casi di aggressioni di animali apparentemente docili o innocui e poi hanno espresso un comportamento aggressivo. È un'altra sfera, un altro ambito in cui entrano, è quella della terapia assistita con gli animali, che è una cosa che trova sempre più spazio. All'inizio diciamo che c'erano forti resistenze anche nell'ambito medico, perché quando una cosa non la si conosce si tende a, diciamo, rifiutare. Ovviamente. È una scienza che viene da fuori, che già, diciamo, in America e in altri paesi è praticata da tempo, e in Italia comincia a prendere piede. L'animale può essere una risorsa nella terapia di diverse patologie, perché ti dà un input psicologico molto importante che diventa un sostegno. Ecco, prima parlavamo, facevamo un cenno proprio a questo, giustamente il dottor Papagni notava una nota di dissenso, tra virgolette. Mauro è una vita che ha a che fare con gli animali, con i cani in maniera specifica. Mauro, apertamente, dici tutto. Il discorso, diciamo, di questa nuova scienza del comportamento animale, che noi vogliamo scoprire molte volte, diciamo, le fobie che i cani prendono in famiglia. Ecco, la maggior bravo, parte, ecco, era lì che volevo arrivare. Ecco, la maggior parte delle volte, tutte queste paure che i cani prendono, e molte volte vengono dal comportamento sbagliato che hanno i proprietari verso il proprio animale. Ecco. Perché noi diventiamo molte volte iperprotettivi verso l'animale. E l'animale molte volte, siccome si sente molto protetto, diventa più aggressivo. Diciamo, cioè, che questo è verissima, questa cosa, diciamo, la base di partenza da cui si innescano una serie di meccanismi. Allora prima di apportare l'animale dal psicologo bisogna portare qualsiasi proprietario, prima di prendere un cane, si deve fare affiancare da una persona esperta, che di cui gli dice prima il carattere del suo cane che ha, e insegnargli come comportarsi ad avere questo cane e a dargli la prima educazione. Perché se un cane non è educato dai primi giorni di vita che entra in famiglia, sarà sempre un cane che in casa non sarà, alla fine sarà un cane non gradito. Ecco. Perché nei primi giorni noi siamo pronti ad accoglierlo, a fargli fare tutto, a salire sui divani, a prendere il tappeto, ci fa piacere quando inizia a strattonare qualche cosa, le scarpe nostre, quelle cose là. Però il cane, una volta che entra in famiglia, inizia a fare queste cose e vede che noi gli diamo il permesso di farlo, per lui quello è un gioco che a lui è gradito. E questa cosa qua lui non fa altro che farla. Continuerà a farlo, però continuerà a farlo con maggiore, perché lui sa che a noi questa cosa piace. E poi se diventa tardi o sbagliato, quando noi cominciamo a dire che noi questo cane gli vogliamo togliere il vizio di salire sul divano. Allora è normale che il cane, se è sempre salito sul divano, è stato sempre tra noi, e gli diciamo scendi dal divano, inizia qualche cane che ha un carattere forte, o il gatto, iniziano a ringhiare o a graffiarci.
Ecco, io era proprio qui che volevo arrivare, dottor Papanni. Va bene tutto, no? Va bene che si pensi all'educazione degli animali e tutto il resto, però non sarebbe stato più opportuno allargare invece, diciamo, il campo della competenza e della conoscenza ad una informazione corretta, a usare, non so, attraverso pubblicità, attraverso dei materiali, attraverso internet, educare o comunque far comprendere a una persona che nel momento in cui decide di prendere un cane si sta assumendo la responsabilità di un essere vivente, non di un giocattolo da tenere finché cucciolo, poi da abbandonare in mezzo alla strada, certo, oppure, certo, come diceva Mauro, abituarlo a certe situazioni, poi voler immediatamente cambiarle, quindi suscitare delle reazioni nell'animale, eccetera. Certo, come, certo. Qual è il suo punto di vista a riguardo? Noi questo è un lavoro che facciamo da anni, nei nostri ambulatori, nelle nostre strutture, perché noi riceviamo il cane da cucciolo, quanto lo seguiamo per le vaccinazioni, eccetera, e cerchiamo di dare un imprinting al proprietario prima ancora diciamo che al cane. E queste sono le regole d'oro che forniamo. Quindi cerchiamo di fare educazione al proprietario, anche se non è semplice, perché il proprietario, intenerito dal cucciolo, tende ad avere un atteggiamento molto permissivo. Quindi, come diceva Mauro, lo fa salire sul divano, lo fa mangiare a qualsiasi ora. Gli concede una serie di cose che poi portano a rinforzare il comportamento sbagliato che diventa poi un comportamento definitivo e difficile da correggere. Esatto. Quindi bisogna agire col proprietario. Certamente ognuno nei propri ambiti, l'allevatore, chi vende l'animale, il veterinario, però come suggerisce lei è arrivato il momento adesso di pensare a una comunicazione, a una strategia di comunicazione un po' più ampia. Cioè è giusto che i veterinari, gli allevatori e tutti gli addetti del settore facciano informazione pubblica attraverso le televisioni, la televisione, i mezzi di informazione, perché certi messaggi devono essere veicolati anche in questo modo, perché hanno una visibilità maggiore, una presa maggiore rispetto a un angolo più piccolo come può essere un ambulatorio veterinario. In questo senso io chiedo a tutti gli operatori del settore, i veterinari, gli allevatori, gli addestratori, di pensare a delle strategie di comunicazione più allargate. Anche perché la richiesta di animali, il sentimento che abbiamo verso gli animali oggi è diverso rispetto al passato, quindi c'è un cambiamento notevole, radicale. L'atteggiamento che abbiamo verso gli animali oggi non è quello che avevamo 20 anni fa. Certo. Il cane è confinato in campagna, qualcuno ce l'aveva in casa. Oggi è una cosa comune e quindi anche gli errori spesso sono diventati comuni. Bisogna fare una informazione più allargata. Sì, anche perché ad oggi è quasi divenuta una moda avere un cane in casa. Poi quando tutte le mode finiscono, finisce quella... E questa è un'altra nota dolente, perché spesso il cane viene acquistato in un contesto di regalo. Io vedo qua stelle di Natale, e quindi viene regalato a Natale, eccetera, dentro la cosa della pasta di scorza. E allora viene percepito come un pacco che viene regalato. Ora dopo, da questa prima fase, come partenza non va assolutamente bene, perché l'idea di un oggetto, esatto, non è quella, però da questa partenza sbagliata spesso poi si sviluppano delle dinamiche positive, cioè uno si accorge di avere un essere vivente, senziente, che ti dà emozioni, che si lega a te, che tante volte, più delle volte, è disposto a fare tutto per te, se ne va in depressione, se non ci sei più, una serie di cose, e quindi cambia il suo atteggiamento, non vede più il pacco regalo natalizio, ma vede molto spesso, esatto, un amico che poi diventa il più delle volte un fratello o un figlio. Perciò quando arriva sul tavolo del veterinario a 10 anni con una patologia, eccetera, la maggior parte delle persone che aveva avuto il pacco ti dice, ti chiede, ti implora delle volte di salvare il suo fratello, il suo secondo fratello. Questo, diciamo, non è sempre così, perché in altri casi l'animale viene ricevuto come un pacco, percepito come un pacco, vissuto come un pacco e poi scaricato come un pacco. E lì poi si innescono i problemi del randagismo con tutte, diciamo, le conseguenze che sono note. Certo. Abbiamo un SMS, ce lo invia Dora da Trani,
Ho un gatto non di razza ma bellissimo. A volte però, soprattutto di notte, mi aggredisce. Da premettere che gioca sempre e non dà fastidio. Sì, è una dinamica comportamentale. Diciamo che individuare la problematica non è una cosa semplice, perché l'animale risponde in un certo modo perché riceve degli input. Poi il gatto è abbastanza particolare, perché ha un suo assetto psicologico che va conosciuto. Molto spesso risponde con queste forme di aggressività perché si innescano dei meccanismi di stress nell'animale o nell'ambiente in cui vive. E il gatto, soprattutto il gatto, è molto sensibile allo stress. E quello che è stress per noi non è lo stress del gatto. Ad esempio, il gatto percepisce come stress il fatto che gli hai cambiato la litiera. Gli hai spostato la litiera e quello per lui è stress. E quindi smette di urinare, sta malissimo, si blocca la vescica. Entra un ospite, una persona che non fa parte del suo habitat, del suo assetto mentale, psicologico, perché l'animale entra proprio in equilibrio, il gatto soprattutto, con questo, e lui lo percepisce come stress. E come risponde? O allontanandosi, emarginandosi, quindi smettendo di mangiare, oppure avendo degli atteggiamenti aggressivi. Quindi, di mazzate. La risposta non può essere immediata, perché però la risposta è dentro la casa. Va fatta un'analisi, ecco, la scienza comportamentalista, bisogna vedere qual è l'origine dello stress dell'animale, che c'è certamente. Se c'è una situazione di conflitto in famiglia, di coniugi che litigano, questo è uno stress, ci sono animali che poi rispondono a questo stress in questo modo. E quindi bisogna entrare nella dinamica familiare, perché spesso il problema siamo noi, non è fuori. Giacomo, vai avanti, ce n'è un'altra. Ah, non ce n'è un'altra. No, allora scusami, pensavo ce ne fosse. Sto dando il bianco alla regia. Ho visto Lia che, quindi pensavo ce ne fosse un'altra. Tu lo sai, noi ti perdoniamo tutto. Grazie. Non si potrebbe... No, io stavo pensando al mio di gatto che ha 19 anni, gode di ottima salute e alle abitudini, sì, e alle abitudini che adesso diventano più chiari alcuni dei suoi comportamenti. Quando era più giovane, io avevo degli ospiti, mi è successo, ahimè, con grande imbarazzo, che facesse la pipì sui cappotti, se i cappotti erano appoggiati sul letto. Cosa che lei non ha mai fatto, mai, quindi certo. Mi rendo conto che effettivamente c'era qualcosa del genere che evidentemente la disturba. Io sono amante degli animali, i cani li adoro, ma i gatti sono la mia passione, quindi ripeto, ne ho una da... Sono due mondi diversi. Da 19 anni e io mi rendo conto che lei è proprio con me, che ha questa sinergia talmente tanto stretta, talmente tanto intima, che per esempio se io non sto bene, lei è accanto a me sul letto, se sono in cucina, lei è in cucina, comunque è nell'ambiente dove sono io. Domani condurrà la trasmissione al posto mio. È bellissima, non è abituata ad uscire, perché sennò l'avrei portata veramente volentieri. Mary, come si chiama il tuo gatto? Pimpa. La tua gatta. Allora, signori? Si chiama Pimpa. Avrebbe una musichetta di sottofondo, pensa Mary, dopo 19 anni, Pimpa è qui. Sì, no, lei non esce di casa, purtroppo questo è stato un errore che ho fatto. Io volevo sapere. Non l'ho abituata. Ma quanto è la vita media di un gatto? Più lunga del cane. Ma io sapevo 14-15 anni. Arrivano a 17-20 anni. Ecco, quindi non ci voglio neanche pensare. Oddio, il mio cane è vissuto quasi 22 anni. Sì, io mi auguro ovviamente che lei viva... Storico. Cioè, 164 anni. Ecco, questa storia dei gatti, sì, degli 7 anni in confronto... Beh, è un discorso approssimativo. Per dare l'idea, diciamo, alla persona della crescita, della differenza dello sviluppo dell'animale, però non è un calcolo così preciso. Ecco, Mauro nel suo rifugio, che è bellissimo, ha un ambiente dove vivono tantissimi animali, tanti. Ci sono gatti, ci sono, vabbè, i cani, c'è un pony, ci sono degli uccelli, dei pappagalli, ci sono dei pavoni. I pavoni. Delle anatre. Scorpioni, taranti. No, è bello, e qui volevo, ecco, vedete come proprio è l'ordine della natura, l'ordine naturale delle cose.
è bello vedere come vivono tutti quanti insieme, avendo però il massimo rispetto uno dell'altro, uno dell'area dell'altro, è vero Mauro? Sì, abbastanza, perché loro sono stati abituati da piccoli e qualche volta quando arriva il nuovo, diciamo, il nuovo ospite non viene introdotto direttamente nel, diciamo, nell'aia loro, nello spazio loro, viene introdotto gradualmente, sì, quando non vedo che c'è il giusto equilibrio tra i pavoni, le anatre, le galline, i cavalli, il gatto che entra nel il gatto. Allora, basta che passa un po' di tempo, che si inizia, diciamo, ad abituare, tutti quanti accettano il nuovo ospite. Tanto le anatre fanno pettegolezzi con le galline, se ne va arrivato. A parte, diciamo, la cosa più importante è non intromettere mai un animale nuovo nel branco, certo. O nella, perché è la cosa più sbagliata, anche come quando il fatto che uno ha un gatto in casa e porta un nuovo ospite, un cane. È normale che il gatto entra in gelosia e diventa aggressivo. Stessa cosa del cane, se uno porta un gatto in casa direttamente diventa che non vanno da... Quindi dice, no, il mio cane non accetta i gatti, non è vero. Io ho portato un gatto in casa mia, che stavano tre cani, stavano, un Doberman e due cani di razza piccola, adesso il gatto è inserito tra loro tre in un modo, in un equilibrio, gioca, dorme, va fuori con loro. Sì, infatti io dico che queste sono le cose che sono nella testa nostra, non nel mondo, sì, degli animali, indubbiamente. Dottor Papagni, guardo il tempo che scorre e non ne abbiamo più molto. Mi piacerebbe intanto riaverla ancora in trasmissione. A proposito proprio degli animali, il linguaggio degli animali, a volte si ha la sensazione, forse perché si è proprio in sinergia con loro, se si amano davvero, di capirli, cioè di avere proprio una comunicazione. Non esiste un linguaggio codificato degli animali, perché ancora non siamo, diciamo, nelle condizioni di poterlo decodificare, ma certamente il proprietario ha delle armi in più rispetto a un estraneo nei confronti del proprio animale. Non si sbaglia quasi mai, io lo dico per esperienza. È vero. Il proprietario, quando ti dice che il cane non sta bene, perché si è accorto della sua mimica, che conosce solo lui, che diventa un linguaggio che non può conoscere nessun altro se non il proprietario che ci ha vissuto. Il modo di scodinzolare, la postura dell'animale, ci sono una serie di segni che diventano linguaggio per il proprietario dell'animale che ha vissuto tanti anni. E questo diventa una forma di comunicazione. Vero. E viceversa, non so l'animale quanto percepisca del linguaggio umano, ma credo tanto, perché ad osservarli negli ambulatori, sì, sembra proprio che capiscano tutto, è vero. Perché loro associano poi il tono, le parole, eccetera. E quindi in effetti passa molta comunicazione. Vero, vero. Allora, cerchiamo casa all'Indy, vi prego, se state pensando di prendere un cane, Lilli è bellissima, davvero, è una cagnolina dolcissima, bellissima. Mi raccomando, pensateci, ma se avete deciso di farlo, tra l'altro Mauro mi diceva che ha oggi 44 cuccioli al suo rifugio, fatevi anche lì una passeggiata e magari troverete, sono sicura che troverete l'animale che potrà essere il vostro cane o il vostro gatto. Allora, abbiamo terminato, non abbiamo più tempo, io voglio ringraziare il dottor Gennaro Papagni, di nuovo l'invito ovviamente. Grazie a voi, a tornare qui. Ringrazio Mauro che con santa pazienza anche questa mattina è venuto in compagnia di Lilli. Giacomo, Babbo Natale, com'è? Nostra gioia, fortuna, mari tranquilli, buoni amici e buon voyage. Nel mare della vita, ci vediamo domani, mi raccomando, puntuali alle 7 su Amica 9. Ciao, buona giornata!